Ciao, benvenuti dal team del Centro Musica. Chi sono Lorenzo Bernardi e Carlo Aonzo Duo? Allora, siamo un duo di musicisti, ci siamo conosciuti lo scorso 2 anni fa circa, in Vietnam, in maniera casuale, all'interno di una programmazione di un festival di musica classica. E da lì abbiamo cominciato una collaborazione che ci ha portati a suonare in numerosi paesi del mondo. Infatti, prima della pandemia ci trovavamo in India e abbiamo anche avuto difficoltà a tornare, quindi saremo a Trento con tanta felicità il prossimo venerdì. Chi è il Carlo Aonzo Trio? Ciao a tutti, vi presento il Carlo Aonzo Trio in concerto a Trento. Cos'è il Carlo Aonzo Trio? Il Carlo Aonzo Trio è una formazione che nasce con l'intento di portare in giro per il mondo. Abbiamo già fatto diverse tournée negli Stati Uniti, in Australia, in Italia ovviamente, con questo strumento che sembra essere abbastanza italiano, anzi forse è lo strumento più italiano di tutti, ma che è ancora poco conosciuto. Lorenzo Piccone alla chitarra, Luciano Puppo al contrabbasso, Carlo Aonzo al mandolino, tutto qui. Cosa vorreste che arrivasse al pubblico con una parola? Quello che non si aspetta. Con una parola? Mandolinatevi. Musica e gastronomia. Il tremolo dell'umanità. Non so dove ho trovato questa ispirazione, ma potrebbe essere un modo per completare musica e... Perché Bruno e Clotilde devono venire al concerto di venerdì? Beh, avranno i loro buoni motivi. Bruno e Clotilde vengono a tutti i nostri concerti perché dalla prima volta che ci hanno sentito si sono innamorati dello strumento, del nostro sound, delle cose che facciamo, scoprono cose sempre nuove e voi certamente non vorreste essere da meno. Non state dietro a Bruno e Clotilde, anzi seguite Bruno e Clotilde, venite a sentirci perché il nostro concerto sarà sicuramente sorprendente, scoprirete uno strumento che è nel vostro DNA, perché a tutti i concerti ci sono sempre persone che ci dicono ah sì, il mandolino era mio zio, mio nonno, magari voi non lo sapete, ma sì, c'è nel DNA il mandolino, lo dovete conoscere meglio, vedete che i giornali se ne stanno occupando, una grande riscoperta, viva il mandolino e a presto, fatevi sentire con i vostri applausi. E ora fate un saluto. Ci vediamo venerdì, non mancate. Ciao!